Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo dalla prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 1, versetto 15. Certa è questa affermazione, e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E ancora, Evangelo di Luca, capitolo 5, versetto 32. Gesù ha detto, io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Tutti hanno peccato. Molte persone fanno fatica ad accettare l'affermazione biblica non c'è distinzione, tutti hanno peccato. Romani capitolo 3, versetti 22 e 23. Ma riflettiamo. L'invidia, la collera, le menzogne, talvolta la violenza, sono davvero assenti dai nostri pensieri e dalle nostre azioni? Possiamo sforzarci di trovare una giustificazione per queste cose, ma ciò non toglie che siano presenti in noi. Dio pone tutti gli uomini sullo stesso piano, non li paragona l'uno all'altro, ma afferma che tutti sono peccatori senza scuse e meritano la sua condanna, qualunque sia la loro origine, la loro posizione sociale, la loro cultura. Perché Dio è santo e non può sopportare il male. Dio però non ci lascia senza una via di scampo. Gesù, suo figlio, è venuto per togliere il peccato di coloro che si riconoscono peccatori. La sua affermazione, io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori, è riportata tre volte nel Vangelo. Matteo capitolo 9, versetto 13, Marco capitolo 2, versetto 17 e Luca capitolo 5, versetto 32. Ora, se di giusti non ce ne sono, è soltanto per i peccatori che c'è un Salvatore. Se tu pensi di non avere niente da rimproverarti davanti a Dio, trascurerai e ignorerai la salvezza che Dio ti propone. Se credi di non aver bisogno di perdono, non c'è per te un Salvatore. Ma attenzione, la Bibbia dice anche, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Ebrei capitolo 2 versetto 3. Il Dio che ci ha creati ci ama e vuole che tutti gli uomini siano salvati, come scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. Vuoi tu questa salvezza? Se non la vuoi, che cosa potrai aspettarti se non la condanna di un Dio giusto? Riflettiamo e che il Signore ci benedica.